Ciao a tutti, bentornati, benvenuti su questo nuovo video di FanatCoco, benvenuti su questo nuovo episodio di L'inglese senza pretese. Dopo il verbo essere e avere, to have and to be, oggi andremo con il verbo fare, to do. Da non confondere con to make, ma vedremo la differenza in un prossimo video. Vi lascio al video, grazie della visione e a tutti quanti alla prossima. Ciao a tutti! E andiamo con il presente semplice, il simple present. I do, io faccio. You do, tu fai. He does, lui fa. She does, lei fa. It does, esso o essa fa. We do, noi facciamo. You do, voi fate. They do, essi fanno. I do, io faccio. You do, tu fai. He does, lui fa. She does, lei fa. It does, esso o essa fa. We do, noi facciamo. You do, voi fate. They do, essi fanno. Aggiungendo la declinazione ing, possiamo coniugare il verbo per un'azione continua. Per esempio, devo fare l'unica cosa possibile. I'm doing the only thing we can do. Andiamo su qualcosa di più semplice. Per esempio, una domanda molto classica. What are you doing? Ovvero, cosa stai facendo? Oppure, what are she doing? Cosa lei sta facendo? Lei sta vedendo la TV. She's watching television. Oppure, she's watching TV. Da questo numero in poi, da questo episodio in poi, faremo qualche cosa di più avanzato, ma un passettino piccolo alla volta, non vi preoccupate. Vorrei fare alcune frasi plurali particolari. Allora, normalmente in inglese mettendo una S si ottiene il plurale, ma ci sono alcune eccezioni, alcune parole che cambiano totalmente. E oggi vedremo piede. Piede in inglese si dice foot, F-O-T. In plurale piedi è feet. Per esempio, move your feet, muovi i tuoi piedi, oppure move your foot, muovi il tuo piede. Bene, non voglio caricarvi troppo perché delle cose da dire ce ne sono tantissime. Vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti!